Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans. Ho ricominciato, ragazzi, a giocare a Clash of Clans e mi voglio prendere anche 10 secondi per ringraziare tutti quelli che in questi mesi di inattività mi hanno scritto sui vari social chiedendomi di ricominciare a fare video, per lo più di Castle Clash, però a Castle Clash, come detto, non ci gioco più, mentre invece ho ricominciato a giocare a Clash of Clans e anche un po' a Clash Royale, li porterò entrambi. Mi è tornata la voglia di fare video. Mia figlia è cresciuta un pochettino, quindi riesco a gestire un attimo meglio la situazione. Quindi spero che almeno come adesso, in piena notte, riesca a registrare dei video. Allora, quello che volevo fare prima di tutto era ringraziare e salutare tutto quanto il mio nuovo clan, i Kings of Sun, che sono un clan, ragazzi, simpaticissimo, tra cui anche Electro YouTube, che ha un canale che vi lascerò il simbolino qui sopra. Vi saluto tutti quanti, sono davvero eccezionali e gentilissimi. C'è stata da poco una war che abbiamo fatto e abbiamo anche vinto, di cui ho fatto due attacchi, entrambi andati bene. Ve li faccio vedere un attimino. Intanto è andata così, mi hanno fatto un 2 stelle sulla mia formazione, che vi faccio anche vedere, questa qui. Invece vi faccio vedere al volo i miei due attacchi, al primo e al secondo. Mi consigliava il secondo di attaccare, al secondo sono andato bene, mentre il primo, vabbè, mi sono un po' schiantato, anche perché comunque era bello forte. Uso mongolfiere e draghi con due pozze di vita e due di furia e una ghiaccio che ho buttato, se non ricordo male, malissimo. Allora, l'attacco va così: cerco di tirare fuori i rinforzi, che però non riesco a tirare fuori da qui dal castello, non riesco ad avvicinarmi abbastanza, per cui scendo da questa parte draghi e mongolfiere per cercare di buttare giù almeno questi tre, perché il problema principale di queste truppe, logicamente, sono questi lanciarazzi e queste torri qui, che ovviamente fanno veramente male. Però l'attacco non va malissimo, lo metto per due. Qui riesco a buttare giù anche di qua, mi pare, abbastanza tranquillamente, però poi le ultime difese mi fanno fuori tutti. Mi riesco a prendere un 60%, che è la stessa percentuale che hanno fatto a me, quindi diciamo con il mio pari sono andato in pari, appunto. Però c'è da dire che io sono un T10, ma effettivamente non sono un T10, perché avendo smesso e ricominciato svariate volte, è successo che rientravo, ero pieno di soldi, la prima cosa che facevo il castello, quindi ho portato su il castello, ma in effetti non ho portato bene su tutte le altre strutture, soprattutto le truppe, i draghi ce l'ho veramente bassissimi. Vediamo che qui anche provo un attimino ad avvicinarmi al castello usando i due eroi, mi faccio fare un po' di strutture da questa parte e scendo draghi e le mongolfiere di qua e di qua per buttare giù i lanciarazzi, le difese antiaeree. Riesco a buttarle giù tranquillamente, fanno fuori anche i Tesla. Infatti qua si è anche ben distribuito l'attacco, scendo il drago e le due mongolfiere dei rinforzi e riesco tranquillamente a eliminare tutte quante le difese aeree. Dopodiché rimane questo Tesla, quest'altro Tesla, le due torri, ma che non sono neanche poi così forti, e quindi riesco serenamente a portarmi a casa questo attacco, devo dire not bad. Un bel 3 stelle in war, che tra parentesi questa stellina guadagnata con questo attacco, e in più, ragazzi, usavo anche l'artefatto che mi dà il massimo livello per le mie truppe, altrimenti non ci sarei riuscito. E con questa stellina, appunto, ci siamo beccati il 14-13, stellina decisiva. Vabbè, non solo la mia, ovviamente, anche quella di tutti gli altri. Infatti, si sono fatti tutti un 3 stelle. Che cosa volevo fare? Volevo andare a farmi quest'ultima stellina e in più, i tre attacchi del secondo villaggio, che ho visto di recente un video che avevo messo su YouTube. Ero veramente a livello 1 degli attacchi pessimi, che avrei rifatto tutti in un altro modo oggi. Però adesso ci andiamo a fare prima questo. Allora, ci andiamo a rifare questo. Un bel attacchino, non troppo potente. Vogliamo una stellina e magari vogliamo anche
qualche bella risorsina, tipo questo villaggio sembra fare il caso nostro. Questa volta ho cambiato le pozze, ho messo le scosse elettriche perché le fulmine, che ho visto che con 5 riesco a buttare giù una difesa aerea. E poi ho provato anche quelle rigenerazione salute, ma secondo me sono un attimino più efficienti queste qui di furia. Allora, qua possiamo attaccare, secondo me, con qui, buttare giù queste qui, tutti qua. Ne avanza una che direi che possiamo usare qui, così, più quella del clan. Poi ci mettiamo qui la regina. E dobbiamo far fuori questa robetta. Allora io direi di scendere i draghi qua. Poi le mongolfiere facciamo qui e qui. Appena si avvicinano un po', gli diamo la furia qua. Vediamo un po' se riusciamo qui. Dovremmo forse farcela perché non è un villaggio, diciamo, ad altissimi livelli, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Però non si sa mai, perché poi la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Per esempio qui una difesa antiaerea è ancora in piedi, e questa qui lasciata lavorare, se non ci vanno subito addosso fa i suoi bei danni, eh. Guardate quanti danni fa al drago volante, che insomma non sono pochi, cioè gli fa veramente male. Potremmo usare anche questi due, dato che comunque si dona, quindi usiamoli. Mongolfiere se ne sono andati di qua, speravamo andassero dall'altra parte, però confidiamo che anche la regina faccia il suo dovere. Di draghi ne sono rimasti tipo 4, la regina non va dentro, ragazzi, mi stanno a far fuori i draghi, quest'ultima torre rimasta qui veramente mi ha fatto fuori tutto, però a risorse non è andata malissimo, a risorse non è andata malissimo. Quindi, vediamo un po'. Qualcosina in più prendiamo da qui, probabilmente. Ok, vabbè, non è stato. Poteva andare drasticamente meglio, devo dire. Se si fosse buttata giù quella torre lì, vabbè, un peccato. Però, comunque, un po' di risorse ce le siamo fatte. Ho usato anche tutti i rinforzi del clan, però mi becco anche il bonus e posso richiedere altre truppe. Fatto ciò, andiamo sul secondo villaggio, questo che mi interessava, perché posso tra pochissimo ricercare il 12° livello degli sgherri, che uso parecchio, che tra parentesi questo incremento mi aumenterà il numero di truppe, quindi ne avrò in totale 8 in più, che non è male. Allora, qui per lo più, ragazzi, quando le difese sono distribuite bene, opto per lo sgherro circolare tutto intorno, che parecchie volte mangia bene. Qui la situazione com'è? Che abbiamo da questa parte questo che è antisgherro forte, il mortaio, e anche questo è antisgherro forte. O vado di sgherrarci tutto intorno e provo a rubarmi una percentuale, che la vedo dura arrivare fin qua. Quindi vorrei provare con le streghe a buttare giù questo con lui, però non sono sicuro che. Secondo me, se metto gli sgherri tutti intorno, riesco a farmi una discreta percentuale. Dovevo zoomare indietro, ma è sceso lui. Vabbè, lo volevo mettere di qua comunque. Va bene anche così, quindi scendiamo loro da tutte le parti intorno. Vediamo un po', 19%. Questo facendo così, anche questa difesa con le mine aeree non riesce tanto a fare più di tanto, perché bene o male sono tutti distribuiti, anche se adesso questi si avvicineranno tutti insieme, li farò fuori con un colpo.
qua intanto hanno ingaggiato, mi sono fatto un 53, 54, forse 55, no, non ci arriva nemmeno. Non malaccio, potremmo essere fortunati e vincere comunque, infatti abbiamo vinto con un 45% contro. Prossimo attacco abbiamo difese aeree tutto qui, quindi ho qua direi proprio streghe a go-go per provarci a prendere il castello e un 50% da questa parte con il mortaio fuori uso, quindi facciamo un streghe a pressione, va bene dai, anche se c'ho gli sgherri che sono di livello più alto, però va bene. Allora mettiamo qui questo, l'ho messo proprio male amico. Ok, un sacco di pipistrelli. Attiviamo l'abilità. Qui ci arriva il lanciafiamme, però le streghe sono ancora tutte vive. Riesco a fare sicuro fuori il castello. Ottimo al 33, quindi faccio un 2 stelle poppatissimo. Faccio un 2 stelle poppatissimo. Oh, mi ha buttato via un po' di streghe. Dai, attiva l'ultima volta. Altre streghe che volano. Ah, qui se ne sono fatti di danni, se ne sono fatti. Se riesco a attivare un'ultima volta l'abilità, non ce la faccio per pochissimo come al solito. Invece sì, ce la faccio. Ottimo, è andata benone perché questa è la torre arciera, ha ingaggiato lui. Quindi tutti sti pipistrelli si mangeranno. No, no, là sono esplosi. Va bene, vabbè, qua è andata bene perché c'era anche il mortaio che era in costruzione, quindi addirittura un 3 stelle, perfetto, una vera rarità da queste parti. Ok, anche lui 74 è andato forte, le streghe sono forti, non c'è niente da fare. Ma questi stanno tutti belli poppati. A questo punto io andrei con questo tipo di difese qui, andrei full sgherro con magari un pipistrello, ma è sceso mentre spostavo la visuale, volevo metterle qui le streghe, vabbè. Scendiamo tutti gli sgherri qua. Vediamo un po', quella strega se l'è mangiata. Una strega è una strega, sono un sacco di pipistrelli, maledizione. Maledizione. Dai. Sgherracci. Ma dai, buttate giusto maledetto razzo. Dai, dai, sul castello, bam, bam, vai, seconda stella. Qui si sono fatti danni, qui si sono fatti danni. Ok, non è andata malissimo, se fa fuori pure questa. 75 tipo. Anche di più perché tutti questi pipistrelli, queste due strutture adesso se le mangiano. Perfetto, ancora due streghe in vita e il cannone, quindi magari se va di culo che la strega... Stanno un attimo lontane, fanno qualche altro pipistrello. Andate su qua. Il cannone no, il cannone no. Il cannone no. Ottimo. Ottimo. Vediamo, vediamo. Oh, però se ne sono andati di là. All'aceto. All'aceto. Vediamo questi pipistrelli. 95%. Va bene. 95% è buono. 195%, questa l'abbiamo vinta. E invece mi ha fatto 100? What? Vediamo un po' se è bastato. No, 50%. Ah, è pareggiata, però me la segna sconfitta. Una stella, 50%. Un pareggio. Qui devo far fuori questo maledetto castello. Che diamine è questo? Allora, qui strutture, strutture, strutture. Strutture su strutture. Allora, facciamo così. Così. Ok, vediamo un po' se saremo più fortunati in questo attacco. Intanto lui distrugge le mura mentre le streghe iniziano a fare il giro e qui c'è il cannone che le ingaggia, che sia maledetto.
Sia maledetto, però attenzione, perché lui riesce a entrare. Riesce a entrare un bel po' di streghe, sono ancora vive. Vediamo, ok, se li mangiano. Sul castello si incazza con la sua skill, super martellate. E bam, facciamo fuori il castello. Top, 52%, 2 stelle. Vediamo di qua. Riattiviamo la skill. Facciamo fuori anche questo. Le streghe sono ancora parzialmente in vita. Cioè il super cannonazzo, cioè, ma lui è parecchio più in alto di me. Cioè almeno un livello di di castello più in alto. Qui è buona questa situazione, perché ah, già hanno rotto tutti i muri. Che sfiga. Che sfiga, qui dentro sarà un campo minato. Infatti esplodono tutti. Ma ci rubiamo un'altra strutturina, più il cannone. Ok. E qui il pipistrellino indisturbato, per pochissimo, 74, vediamo se l'abbiamo vinta. Oh, finalmente, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ci ha fatto soltanto un 30%. Ok, ci siamo beccati le vittorie. A questo punto mi viene il dubbio se non portare su le streghe. Le streghe. E intanto una strutturina tipo farei un bel torre dell'arciere. Petardi, so tanta roba. Ma un mortaio non c'è, mortaio? Farei un doppio cannone, dai. Un doppio cannone ci sta sempre. Eccolo qua, vai. Mettiamolo in app, ragazzi, e con questo video di ritorno con Clash of Clans è tutto, ragazzi. Lasciate un bel like sotto al video, scrivetemi un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. State pronti a un'altra serie, insomma, di video. Volevo portare anche altri giochi, ma tanto poi sono sicuro che è inutile portare. Io molte volte vorrei fare video di giochi, ma dico, tanto è inutile portarli e non li porto. Però con Clash of Clans e Clash Royale vorrei essere abbastanza costante, insomma un paio di video a settimana vorrei riuscirli anche a fare. Detto questo, non penso ci sia altro da aggiungere e io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.